Mister Ilenia Nicoli, quel gol in contropiede comporta la cancellazione della cifra 0 dai gol subiti e comporta invece 1 per quanto riguarda le sconfitte. Cosa è successo oggi qui a Piacenza? Semplicemente una partita di calcio dove una squadra ha vinto e un'altra ha perso. Nel senso che era insomma abbastanza, come posso dire, scontato che potesse accadere in un percorso lungo di inciampare. È successo oggi qua a Piacenza. Il Piacenza è una squadra, come ho spiegato già in altre occasioni, secondo me è strutturata bene, qualitativamente ha un buon organico e soprattutto è una squadra molto compatta. Noi purtroppo abbiamo preso gol in contropiede con una disattenzione difensiva che purtroppo ci può stare. E la prima sconfitta, dobbiamo rimboccarci le maniche e cercare di capire che cosa è successo oggi, che non sia andato, insomma, in buona sostanza. Mi dispiace perché in realtà prima del gol la squadra aveva lavorato molto bene, creando tante occasioni da gol, però non siamo state brave negli ultimi 20 metri a mettere dentro il pallone. Invece, una volta subito il gol, forse abbiamo perso quella razionalità che abbiamo avuto prima. Ma sì, quando una squadra non è abituata a vivere certe situazioni, è chiaro che non è semplice riuscire ad affrontarle subito nel modo giusto. Però le ragazze non hanno mai mollato fino alla fine, hanno cercato comunque di rimettere a posto il risultato, e l'impegno e la dedizione per me è quello che alla fine è contato e che mi ha fatto capire che abbiamo cercato di fare di tutto per provare a vincere la partita. Poi non ci siamo riuscite e dobbiamo essere più brave in alcune situazioni, soprattutto a livello di tattica individuale, nel cercare di migliorarci. Non essere abituati a prendere gol, non essere abituati alla sconfitta, ricordiamo che fino a questo punto il cammino era stato immacolato, siamo alla 10ª giornata. E, ecco, anche questa può essere un'esperienza che magari, insomma, va a fortificare ulteriormente le qualità di un gruppo molto sano, quale ha dimostrato di essere fino adesso. Non sono assolutamente d'accordo con te, io credo che comunque anche in queste situazioni si debbano cogliere i lati positivi, e sono quelli appunto di trovarsi in una situazione di difficoltà e di capire che non siamo invincibili e che le ragazze sono ragazze normali come le altre, possono fare degli errori, e quindi tutti insieme dobbiamo rimboccarci le maniche assieme allo staff, assieme a tutto il gruppo squadra, per cercare di fare meglio la prossima volta e pensare appunto che basta un piccolo errore per compromettere la partita. Grazie mille. Grazie a te.